Ieri ha detto: spero che Salvini porti elementi di concretezza e positività. Quali elementi ha portato sul tavolo? Beh, io registro un clima, parlo del comitato, non della conferenza stampa di Salvini, sulla quale poi c'è da fare un altro tipo di ragionamento. Io sono un uomo delle istituzioni e quindi parlo di quello che vedo, ascolto e leggo. Quindi il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato molto positivo, quindi io do un giudizio positivo. Due richieste importanti di cui ci eravamo fatti promotori sono state accolte nella conversione del decreto legge. Con un'intesa comune governo siamo in condizioni di assumere all'inizio a tempo determinato, ma poi per passare a un tempo indeterminato, 106 poliziotti municipali entro la fine dell'anno. Questo è un grande risultato fortemente e tenacemente voluto dall'amministrazione, tanto da aver ottenuto un provvedimento in sede di conversione. L'altro tema che abbiamo posto da tempo, trovando molto spesso un muro di gomma, era quella della depositerie dei motorini sequestrati utilizzati per le stese, utilizzati dalla Camorra, dove si accorciano da un lato i tempi della confisca e dall'altro si semplificano le procedure affinché il governo, perché questo è un tema che attiene alle prefetture, trovi le depositerie per poter allocare i motorini utilizzati anche per attività criminali. Poi c'è la reiterazione dell'impegno del Ministro di un rafforzamento delle forze di polizia, qua parliamo però ancora di impegni perché quello che si disse a ottobre si è detto oggi, quindi non abbiamo allo Stato un rafforzamento delle forze di polizia che poi è il tema principale. Quando parliamo di controllo del territorio, ciò che ci chiedono quotidianamente i nostri concittadini è più donne e più uomini delle forze di polizia sul territorio. Altro è l'impegno che è stato preso in altra sede per un rafforzamento dei militari, anche da noi richiesto da parecchio tempo, sui siti degli impianti dei rifiuti, in particolare quelli più importanti degli impianti STIR. Il metodo del comitato è convincente, cioè devo dare atto che il ministro è venuto dopo un mese, l'incontro è stato proficuo, importante, e ha preso l'impegno di cercare di ritornare prima di Natale. Questo credo in estrema sintesi e penso di aver detto tutto del comitato.